Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società nell'ambito dell'inchiesta Cheu. L'udienza preliminare è stata convocata per il prossimo 12 aprile a Firenze. Il GUP è Gianluca Mancuso, un'inchiesta che ha provocato un vero e proprio terremoto politico-amministrativo in Toscana, essendo indagati tra gli altri anche degli esponenti di enti pubblici. E ancora, per quello che riguarda il territorio aretino, sarebbero coinvolte due importanti aziende di recupero metalli. E adesso torniamo invece sulla vicenda degli intossicati da monossido di carbonio a Pergo, a Cortona. Ne abbiamo parlato ovviamente nei giorni scorsi. Oggi la bella notizia: anche i bambini che erano ricoverati al Meyer sono in via di dimissioni. Stanno meglio i bambini che erano stati ricoverati al Meyer di Firenze dopo l'intossicazione da monossido di carbonio la sera dell'Epifania nella chiesa di Pergo a Cortona. Sono tutti in via di dimissione, dunque nelle prossime ore saranno tutti a casa. Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti per capire quale sia stata la fonte del gas che ha saturato i locali della chiesa, provocando malori tra adulti e bambini. L'impianto di riscaldamento è stato posto sotto sequestro, la procura ha aperto un'inchiesta, non ci sarebbero al momento indagati. Il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. Spetterà ai vigili del fuoco accertare perché il riscaldamento della parrocchia, nonostante i controlli e le certificazioni, come ricordato la sera stessa dal parroco, abbia generato questa fuoriuscita di gas. Peraltro, si tratta del secondo episodio a distanza di poco più di un anno. La cosa strana è che questo si era già verificato a novembre di 2 anni fa. E tra l'altro all'epoca fu Don Benito, l'allora parroco, che ne ebbe le peggiori conseguenze. Da quel momento, naturalmente, sono stati fatti tutti i lavori richiesti per rimettere a norma l'impianto, che è stato certificato. L'impianto è ricominciato a funzionare dall'Immacolata, dall'8 dicembre, quindi da poco. E proprio Don Piero Sabatini è stato al centro nelle ultime ore di una polemica scaturita da una lettera condivisa da molti genitori, nella quale vengono stigmatizzate le parole del parroco rilasciate anche alla nostra emittente, parole che non avrebbero avuto alcun riguardo, soprattutto nei confronti dei bambini. Un attacco ingiusto, ha replicato il prete, adesso l'importante è che tutti stiano bene. Quando mi hanno misurato l'ossigenazione, anch'io ero basso, ma i preti non è facile ammazzarli, quindi sono qui, ecco. Comunque, l'importante è che ora tutti stiano bene, no? E che passi questo momento. Certo, per questa comunità, che è una comunità che per varie ragioni aveva bisogno di ritrovare un po' di grinta, di slancio, ora bisognerà lavorare il doppio, ma ce la faremo. E sul caso arriva anche la nota del vescovo Monsignor Andrea Migliavacca. Dopo la grande apprensione, scrive per le notizie che sin dal pomeriggio dell'Epifania si sono diffuse in merito a quanto accaduto a Pergo. La comunità diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro apprende ora con sollievo le buone notizie concernenti il recupero dei fedeli, molti dei quali bambini. A loro e alle loro famiglie va il pensiero solidale e affettuoso della diocesi e appunto del vescovo Andrea Migliavacca. Intanto, sino all'individuazione e alla soluzione del problema che ha riguardato l'impianto di riscaldamento posto sotto sequestro, il parroco Don Piero Sabatini ha deciso di mantenere chiusa la chiesa di Pergo, invitando i fedeli alla Santa Messa nelle vicine parrocchie di Montalla e di Sant'Angelo a Montanare. Proseguiranno invece regolarmente tutte le attività, in particolare quelle della catechesi, che si svolgono normalmente nei locali dell'adiacente canonica di Pergo, che sono serviti da un diverso sistema, scrive il vescovo, di riscaldamento con dei comuni termosifoni. E adesso una vicenda che anche in questo senso, insomma, riguarda la chiesa, è piuttosto curiosa. Padre Giovanni e Giuseppe Serrotti dovranno lasciare
il santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena. La loro età, 88 e 92 anni, e gli acciacchi avrebbero spinto l'ordine dei predicatori ad assegnare i due fratelli alla casa San Domenico di Fiesole per tutelare la loro salute. I fedeli però non sono d'accordo e nei mesi scorsi hanno raccolto delle firme per evitare appunto il loro trasferimento. Siamo sgomenti, scrivono i fedeli, i due frati hanno trascorso qui la loro vita, sono lucidi e per noi sono un punto di riferimento. Nel frattempo nel convento sono arrivati alcuni religiosi che daranno loro il cambio, frati arrivati dal Pakistan. Insomma, vedremo anche questa vicenda come andrà a finire. E adesso parliamo invece della giornata del tricolore che si è festeggiata anche ieri ad Arezzo. Il tricolore è un segno anche dell'unità nazionale e deve essere fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nei valori democratici di libertà e di fraternità che devono, diciamo, contraddistinguere le azioni dei nostri cittadini. I Rotary Club celebrano così uno dei massimi simboli della Repubblica Italiana. L'orgoglio, è il sentimento, è l'Italia che si manifesta, una storia lunga, anche più lunga, seppur politicamente maturata un po' dopo, ma è certamente l'insieme di tutti i sentimenti, di tutte le passioni, di tutti gli impegni, di tutte le storie che tengono insieme quella che a me piace chiamare più che nazione, più che paese, patria, perché è la terra dei padri. È la madre patria che tiene insieme l'idea della maternità e l'idea della paternità. Un'iniziativa patrocinata dalla Regione Toscana che si è svolta contemporaneamente ad Arezzo al Teatro Vasariano, ma anche in altre città toscane, nel giorno del 227° anniversario del tricolore, nato il 1797 a Reggio Emilia per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana. Nel corso dei tempi ha avuto nel centro vari stemmi, lo stemma sabaudo, eccetera, eccetera, ma oggi sventola trionfalmente con i suoi tre colori ed è veramente il simbolo che unisce tutta la nazione. Un ciclista ottantenne è stato investito da un'auto mentre stava percorrendo con la sua bicicletta una strada di San Giovanni Valdarno. È accaduto alle 10.45 di questa mattina in via Trieste. Sul posto un'auto medica della Gruccia, la Misericordia di Piandiscò, e le forze dell'ordine e anche l'elisoccorso Pegaso. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso della Gruccia in codice giallo. La Toscana fa un ulteriore passo in avanti sul versante della telemedicina e dei servizi digitali. I dati sul livello di concentrazione di glucosio nel sangue, rilevati dai sensori comunemente utilizzati dalle persone diabetiche, saranno d'ora in poi disponibili direttamente anche all'interno del fascicolo sanitario elettronico e dunque facilmente consultabili anche dai medici delle strutture diabetologiche e dai medici di medicina generale. Un'esperienza innovativa e unica nell'ambito della sanità pubblica in Italia. Parliamo adesso invece della città del Natale, un bilancio più che positivo, va in archivio un'edizione da record. Il bilancio diciamo che è positivo, anche come dire a occhio, è stata un'edizione veramente importante che credo che per certi aspetti abbia superato anche quella del 2022 che era già stata un'edizione bella, bella ricca e bella piena. Per i numeri ufficiali c'è ancora da attendere un po', ma anche senza la conferma delle cifre, il bilancio di questa edizione di Arezzo Città del Natale è senza dubbio positivo per gli organizzatori. Una lunghissima maratona iniziata lo scorso 18 novembre che ha calamitato in città turisti da tutta Italia. Diciamo che quest'anno il vero successo è stato il Prato. Il Prato è stato veramente apprezzato da tutti.
obiettivamente era anche molto bello, devo dire senza tema di smentita che è stato fatto un gran lavoro. Abbiamo valorizzato la parte superiore del prato, quella che per intendersi porta alla fortezza, anch'essa molto, molto accogliente, molto gradevole, e abbiamo notato che la piazzetta del Vischio ha fatto il boom. Per due mesi i riflettori si sono così accesi sulla città. L'indotto secondo me più che ottimo, perché molti non considerano che intorno a Natale gira tutta una pletora di operatori coinvolti, che è esagerato, gira, l'economia gira, l'indotto della città del Natale è veramente importante. Tra le problematiche a cui metter mano, quelle relative a parcheggi e traffico. Le migliorie le pensiamo sempre, poi bisogna anche vedere se come dire, le soluzioni che adottiamo sono quelle azzeccate. Ora, il prossimo anno il calendario propone delle situazioni un pochino più semplici da gestire, faccio un esempio, l'8 di dicembre, domenica, quindi verosimilmente non si creerà quel weekend lungo che c'è stato quest'anno, in cui abbiamo avuto forse l'unico momento più di, non dico di stress per la città, ma comunque molto più impegnativo, sia per quello che riguarda la gestione dei parcheggi che per quello che riguarda veramente l'afflusso della gente, che in centro era veramente esagerata. Tutto confermato dunque anche per il prossimo anno. Il Natale si prepara dalla fine del Natale precedente all'inizio del prossimo, quindi nei prossimi giorni ci rimetteremo a sedere, faremo intanto un resoconto compiuto di quello che è stato, analizzeremo le criticità, vedremo quelle che possono essere idee nuove per una nuova edizione e ripartiremo al lavoro come tutti gli anni. Non ritirerò le mie dimissioni, serve una forte riflessione per le elezioni di Arezzo. Così Matteo Bracciali, appunto segretario comunale del PD dimissionario, non chiude tutti gli spiragli ma spiega dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie che ha preso questa decisione per una forte componente personale e per responsabilizzare i Dem di fronte alle sfide elettorali per il comune capoluogo. L'assemblea comunale si terrà il prossimo 11 gennaio, all'interno di questa Bracciali ovviamente spiegherà in maniera più dettagliata le ragioni delle sue dimissioni, che vedremo insomma se saranno poi accettate o meno appunto dall'Assemblea. Con il prossimo servizio invece parliamo di Fraternità dei Laici. Io sono soddisfatto, sono contento, perché la mia attività è un'attività che è finalizzata al servizio della città di Arezzo. Siamo una squadra, un magistrato di 5 rettori che si sono impegnati come servizio alla città di Arezzo, e ci tengo a precisare, senza alcuna retribuzione. Questo è servizio civile. Noi abbiamo la responsabilità del nostro patrimonio, il patrimonio di tutti. E 1300 ettari c'erano anche 40 anni fa, come ci sono oggi. Abbiamo 45 ettari di vigneto, abbiamo più di 10.000 piante di olivo. Quindi tutto questo enorme patrimonio agricolo è stato studiato, preparato. Io personalmente ho portato nell'attività agricola la mia specializzazione di scienze dell'alimentazione, la mia docenza universitaria. Il risultato è stato un forte incremento nella produzione, ma anche nella vendita. Commercializziamo con 17 paesi esteri, abbiamo venduto anche del nostro buon vino nel Vietnam, abbiamo portato l'olio, il vino e altri prodotti in Vaticano. Insomma, questa è contemporaneità. Portare una bottiglia d'olio o una bottiglia di vino su una tavola di una famiglia aretina rende contemporanea una istituzione come la Fraternità, che ha 760 anni. Dopo 7 anni la fontana di Piazza Grande ha riportato l'acqua. L'acqua e la fonte di piazza è un'opera di misericordia corporale, portare l'acqua agli assetati. Ma abbiamo anche restaurato l'orologio, e ci tengo molto, perché questo orologio del 1552 ha segnato, ha cadenzato i giorni, il lavoro, il mercato agricolo della piazza con le sue fasi lunari. Questo orologio è stato ristrutturato e riportato come mai nessun aretino l'aveva visto prima. E questa è stata un'operazione che abbiamo fatto, abbiamo restaurato, abbiamo inaugurato da pochi mesi, da pochi giorni, una cipsoteca, recuperando gessi che in passato erano stati fatti dagli studenti che venivano qua nell'Ottocento. Insomma, stiamo ristrutturando e completando l'archivio storico
Pensate, l'archivio è l'anima, è la, l'entità che racconta la storia della nostra città. Ecco, uno degli obiettivi posto durante il mio mandato è quello di ristrutturare tutti gli archivi della Fraternita, e l'abbiamo fatto e lo stiamo terminando, e probabilmente dedicheremo il Palazzo Vecchio di Fraternita in via Ricasoli agli archivi, ma anche a tutte le persone che mi hanno già telefonato, che sono venuti qui a parlare con me, per lasciare alla Fraternita la loro biblioteca, i loro libri, e la biblioteca e i libri degli aretini saranno portati e depositati nel Palazzo Vecchio di Fraternita in via Ricasoli, che sarà dedicato al direttore che per anni ha gestito tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento la Fraternita, cioè a Gianfrancesco Camurrini, la memoria che diventa cronaca. E con i prossimi due servizi invece andiamo a raccontarvi due bellissimi concerti che ci sono stati il giorno dell'Epifania. Partiamo da quello in favore per il Calcit all'interno della Pieve di Santa Maria. Nella Pieve di Santa Maria il tradizionale concerto per il Calcit. In scena per la quinta edizione della manifestazione il coro Cantore di Vita e il coro giovanile Voce in Canto. L'edizione quest'anno è anche più ricca, arricchita da dal coro del coro giovanile e cantore di vita di Voce in Canto. Poi ci sono due giovani, uno all'oboe e uno diciamo, all'organo, Marco Rossi, un diciamo, mezzo soprano, perciò diciamo, una serata veramente bella, impostata molto con artisti giovani, perciò questo è un po' una cosa che a noi ci piace sempre, ecco, fare gli spettacoli con gente giovane e del nostro territorio. La serata serve anche a raccogliere fondi per il servizio scudo, ma diciamo che l'obiettivo principale è proprio di creare questo legame con delle realtà del nostro, diciamo, della nostra città, del nostro territorio, in modo che poi anche diciamo quello che è stata l'attività e la storia del Calcit possa proseguire il più a lungo possibile. È successo anche per il concerto di Ben Joseph. Concerto dell'Epifania, ovvero sia musica natalizia, ma musica sia di una religiosità più tradizionale, sia più afroamericano, ovvero sia gospel e spiritual. Nella chiesa di San Bernardo ad Arezzo il concerto dell'Epifania del coro Ben Joseph, una formazione con un repertorio molto particolare di musiche spiritual, gospel e classici della tradizione, per l'occasione selezionati pezzi anche che si adattano al clima natalizio. Che si dedica da anni al repertorio contemporaneo ma anche appunto afroamericano, e saranno presenti degli strumentisti che collaborano solitamente con noi, dei solisti, tra i solisti la vocalist Benedetta Torrini e il soprano Elisabetta Materazzi. Ad Arezzo non siamo molto conosciuti, anche se è già da diversi anni che noi diciamo così, frequentiamo sale concertistiche e chiese. Però con noi c'è sempre questo valore aggiunto che sono degli ospiti, dei special guest, chiamiamole così, che danno un quid ulteriore ai nostri concerti.
È Luigi Alberti, il nuovo direttore responsabile di Teletruria, succede al collega Luca Caneschi, andato a ricoprire un altro incarico. 66 anni, giornalista professionista, Alberti è a Teletruria dal 2002, ex firma del Corriere di Arezzo, dove ha ricoperto vari ruoli. A lui ovviamente gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione. Siamo allo sport, partiamo con le note dolenti che riguardano il basket. Prestazione di alto livello dell'AMBC Servizi, che imbriglia la capolista Stosa Virtus Siena in casa propria, non basta però per fare il colpo esterno al Pala Corzoni. Gli Amaranto fin dai primi minuti di gioco sono determinati nel voler mettere in difficoltà i padroni di casa. Zocche e Semprini firmano i canestri che permettono al quintetto aretino di chiudere in vantaggio il primo quarto. La ripresa si apre poi con le triple di Ollei e Lombardo, che spostano l'inerzia della partita a favore di Siena. All'intervallo l'AMBC Servizi è costretta ad inseguire il trend negativo, prosegue ad inizio terzo quarto quando la Virtus si porta sul 45-30. La SBA non si arrende però ed alza il livello dell'intensità difensiva, frenando i meccanismi della squadra di coach Lasi. Così alla terza si rende il vantaggio locale ridotto ad una sola lunghezza, con i ragazzi di coach Evangelisti che continuano a cavalcare il momento positivo nei primi minuti dell'ultimo quarto, portandosi sul 52-55. In questo momento della partita la SBA spreca alcune occasioni che potevano mettere alle corde gli avversari. Siena si rianima e nonostante la difesa Amaranto tenga gli avversari a soli 66 realizzati, in attacco l'AMBC Servizi racimola solo 6 punti con un vuoto di 7 minuti che ha deciso in negativo la gara. Cavellini segna infatti ancora i punti della staffa che portano al successo la Stosa Siena per 66-57. Un peccato per la prestazione e per le occasioni che si è conquistata la squadra di coach Evangelisti contro la prima della classe. Adesso l'energia messa in campo nella sfida con Siena dovrà essere replicata contro lo Spezia, che domenica arriverà al Palasport Estra per la quinta giornata di ritorno. È andata meglio invece per i colori Amaranto dell'Arezzo Calcio Femminile. Il nuovo anno inizia alla grande per le ragazze Amaranto di Mr. Mike, che nella 12ª giornata di Serie B sul campo del Pavia segnano 5 gol e si impongono sulle padrone di casa. L'Arezzo Calcio Femminile chiude un primo tempo praticamente perfetto sullo 0-3. Diaz apre le marcature al nono, poi si ripete al 22esimo. Razzolini al 25esimo arrotonda il risultato dagli 11 metri. Ad inizio ripresa segna anche Nocchi 0-4, poi il Pavia accorcia le distanze con Asamoah al 70. L'Arezzo Calcio Femminile allunga ancora 3 minuti dopo, ancora una volta Diaz. Infine il Pavia trova il gol del 2-5 a 10 minuti dal termine della partita con Avallone. Quindi ci vuole tempo, noi siamo stati bravi a continuare a lavorare, anche con un po' di critica, però la critica è sempre nel nostro lavoro. Noi siamo stati tranquilli e calmi e si vede ora. Bisogna, quando non abbiamo il pallone, bisogna essere stretti e dare fastidio anche all'avversario, chiudere linee di passaggi e mettere in difficoltà l'avversario di fare sviluppo e di completare pass. E poi, come abbiamo fatto molte volte oggi, siamo stati bravi tutta la settimana che abbiamo fatto questa cosa, che bisogna completare più e più pass, e quando c'è lo spazio libero bisogna essere bravi velocemente a cercare l'altro lato e attaccare poi l'altro lato, e questo penso che oggi, se c'è una partita quest'anno che abbiamo fatto più questa cosa, abbiamo completato molti pass e oggi. E si vede, abbiamo fatto molti entrati nell'ultimo terzo, e quello veramente mi fa molto, molto contento. Contento anche per le nuove che hanno giocato tutte, però la squadra è più importante di tutto, quindi nuove, vecchie, andiamo tutti avanti insieme. Innanzitutto mi sento molto felice di aver raggiunto l'obiettivo che mi aveva messo, perché mi aveva messo l'obiettivo di fare al minimo un gol, ne ho raggiunto 3, quindi sono contenta. Penso che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e sono molto contenta di iniziare l'anno con le vittorie. Spero continuare così. Prosegue l'avventura all'Africa Eco Race del team aretino Rossi 4x4. Li sentiamo proprio da laggiù.
E anche la tappa numero 5 è conclusa. Siamo arrivati ormai qui e lo scenario già parla da solo, perché siamo ad Akla, siamo sull'oceano, che è veramente un posto ormai famoso e importante, perché qua si conclude la prima fase della gara marocchina e la prima fase della prima race 2024. La tappa era molto navigata e veloce e siamo riusciti a fare, direi, tutta la gara senza nessuna esitazione. E abbiamo fatto, io mi sono divertito tantissimo alla guida, perché avevo Jacopo che mi dava le note della sequenza giusta e non ci siamo mai fermati. È stata veramente una bella tappa, la macchina andava alla grande, niente da dire, veramente, veramente una bella tappa. Esatto, oggi tappa veramente veloce, 404 km di speciale, media di 48 km/h, quindi la velocità, la media parla da solo, l'abbiamo camminato un bel po'. Stefano ha guidato benissimo, ha fatto scorrere la macchina nel miglior modo possibile senza prendersi rischi ulteriori e abbiamo fatto una giornata veramente molto piacevole, sia dal punto di vista della navigazione che di guida. Ottima, ottima giornata, e poi il premio è quello guadagnato in lontananza in mare, ragazzi, siamo qui ad Akla, fantastico. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.